Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ne parliamo dopo il TG. Questa sera l'ospite è un nostro concittadino, un illustre poeta, Massimo Dalle Lucche, dirigente pubblico che però ha la passione, una grandissima passione per la poesia. Quindi lo abbiamo già annunciato durante il telegiornale, questa sera presenteremo il suo nuovo libro, che è un settimo libro. Quindi, sì. Quindi ti do il benvenuto Massimo. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità. Ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. E tu non sei uno sconosciuto per la città, sei una persona molto conosciuta e soprattutto per Antenna 3, perché sei già stato nostro ospite, sì, 2 anni fa con il libro Perdono, che abbiamo presentato appunto 2 anni fa. Questo è un nuovo libro. Quindi Nel tempo del padre, edito dalla casa editrice Industria Letteratura di Massa. Sì. Casa editrice, come ho già anticipato, fondata e promossa e diretta da Gabriel Del Sarto, che è un nostro concittadino, ma è un poeta importante lui stesso, e che ha appunto costruito questa casa editrice che sta andando, secondo me, bene. E che ha varie collane che si occupano non solo di poesia ma anche di saggistica e di narrativa, e che appunto, come dicevo, un paio d'anni fa ha vinto anche il premio Viareggio Poesia con Flavio Santi con una raccolta che si intitola Quanti, che è una raccolta che ha avuto anche molte segnalazioni anche e attenzione, è stata molto segnalata da parte della critica, ecco. E quindi un concittadino che sta facendo un ottimo lavoro dal punto di vista editoriale, ecco, non solo come autore, ecco, diciamo. Bene, allora tu è dal 2001 esattamente che pubblichi poesie, in realtà la passione ti nasce fin da piccolo. Sì, capita a tutti capita di scrivere versi quando si è ragazzini, poi in realtà è ovvio che uno scrive e butta lì degli appunti, delle idee. Io ho cominciato da 10-12 anni, mi sembrano, a scrivere delle cose, poi chiaramente sono finite lì, non so neanche dove sono andate a finire, si sono perse. E poi però chiaramente studiando e avvicinandomi nel periodo adolescenziale alla letteratura, in particolare alla poesia, è nata questa passione, che è un recupero, ma in realtà è la passione vera, è nata in quel periodo lì, con le letture, perché chiaro, la lettura è fondamentale, è il momento fondante di una formazione culturale e letteraria, e quindi ho cominciato a leggere tutta la grande poesia, tutta la poesia italiana, la poesia straniera, e quindi parallelamente ho cominciato anche a scrivere. Inizialmente è chiaro che uno scrive delle cose che sono molto influenzate dagli autori che legge, poi cerca di guadagnare una propria individualità, un proprio stile, una serie di idee sue, una visione del mondo, cerca insomma di costruire un percorso, ecco. Dunque, questo libro, Nel tempo del padre, è dedicato a tuo padre, al quale eri molto legato e si capisce in maniera forte nel libro, e è composto, quindi il filo conduttore sono i padri, l'abbiamo già anticipato prima, ha diverse sezioni, non per niente è stato inserito poi nella raccolta miscellanea della casa editrice, no? Ha una particolarità perché sono presenti anche ha inserito anche delle poesie in dialetto, sì, con il testo a fronte, quindi naturalmente sono accessibili a tutti. Sì, dunque... Cominciamo dal titolo. Dunque, allora intanto com'è nata il libro? Il libro è nato in un modo un po' particolare, nel senso che mio padre è scomparso dopo una breve malattia, purtroppo, dico purtroppo perché appunto è stata una malattia grave che l'ha consumato rapidamente. È morto all'inizio del 2021. E nell'immediatezza, e anche un po' prima, io avevo cominciato a scrivere alcuni versi, alcune poesie. Sembra una decina.
che sono quelle che sono confluite nella prima sezione che si intitola, ora non mi ricordo il titolo, insomma comunque è la prima sezione. E questa versi idea inizia, per un padre. Versi per un padre. E questa prima sezione, quindi in realtà l'idea era quella di scrivere alcune poesie che poi erano rimaste lì e non avevano avuto, non c'era l'idea di fare un libro, ecco, sostanzialmente. Nascono nell'immediatezza di un fatto emozionale. Poi però si è sviluppato appunto l'idea di costruire intorno a questi versi, a questa perdita, una serie di testi dove appunto il filo conduttore è la paternità. La paternità in questo caso appunto non soltanto un legame di sangue fra un figlio e un padre, ma un legame con una memoria che non è solo individuale, ma una memoria collettiva, e anche un legame con una lingua del territorio, che in questo caso è il dialetto massese, che compare nella sezione, nella terza sezione che si intitola Prime Terre. E quindi lì c'è stata anche in qualche modo una rievocazione della famiglia, quindi c'è la presenza dei miei nonni paterni, c'è la presenza di mia zia, e appunto costruendo quindi in qualche modo anche una storia della famiglia paterna, la famiglia di mio padre. E poi c'è una sezione che è dedicata per esempio ai padri letterari, quindi c'è anche questo elemento della paternità letteraria, c'è un richiamo a Vittorio Sereni e Franco Fortini, che hanno vissuto un sodalizio amicale e letterario a partire dagli anni 50 e che avevano un luogo deputato per questi incontri che era Bocca di Magra, che è un luogo affascinante di per sé, bellissimo dal punto di vista naturalistico, ma appunto era proprio il luogo dei loro incontri. E infatti lì ci sono tre testi, due in versi, uno centrale diciamo che è in prosa, che evocano in qualche modo l'idea di una progettualità letteraria che in qualche modo è perseguita, o quantomeno c'è un tentativo di perseguirla nel libro. Ecco. Bello. Senti, vuoi leggere un testo? Sì. Quale? Partirei magari da un testo in lingua, magari della prima sezione, appunto versi per un padre. E ora magari sono un po'... versi, insomma, chiaramente dove c'è, ci sono, si evocano anche dei ricordi, però insomma chiaramente si parla della malattia e anche della morte. E, ecco, leggerei questo testo che in qualche modo è stato scritto nell'imminenza, proprio subito dopo la scomparsa di mio padre, e immagina la presenza appunto nel giardino della casa paterna, dove io tra l'altro sono nato e dove era cresciuto mio padre, che si trova a Marina di Massa, e questa casa immagino appunto di vedere mio padre, mio nonno e quindi il padre di mio padre, che in qualche modo si incontrano un'altra dimensione. Così lenta è venuta la morte, e aveva lo sguardo perso di un cane immobile e il volto sfibrato di un uomo percorso dagli anni e dopo il tormento del gatto grigio fumo perduto nel folto. Così lenta è venuta, eppure eri lì che camminavi intorno alla casa della tua infanzia, il pianto del glicine più del salice, ma non eri solo, ti stava accanto tuo padre con il toscano tra le dita e il braccio sinistro dietro i fianchi, e io a guardare da lontano e sorridere con voi posati in questo luogo appena toccato dal vento che non passa. Molto bella, sono molto profondi tutte queste poesie sono molto profonde. Sì, c'è una ricerca non solo una ricerca diciamo sull'aspetto emotivo, emozionale, ma anche una ricerca appunto diciamo così di carattere cognitivo diciamo in qualche modo, conoscitivo, no?
perché la poesia in qualche modo non è solo un approccio emotivo, ma anche un approccio conoscitivo, quindi un tentativo anche di sondare la realtà, di trovare dei messaggi che in qualche modo la realtà ci manda da una realtà altra, che è quella della dimensione dei morti o della dimensione insomma dell'altrove, ecco, che in qualche modo è presente sicuramente in questo libro e nelle diverse sezioni. Ti trovi spesso a scrivere poesie? Le poesie... Vengono così? No, dunque, no. Io ho due modalità di scrittura, perché mi è stato chiesto spesso questa domanda. Diciamo che alcune volte, ma sono rare, nascono di getto. Per esempio questa che ho letto ora è quasi sostanzialmente stata scritta di getto. Poi magari in un momento particolare. Sì. Poi chiaramente uno ci torna sopra per limarla, per correggerla. Poi invece c'è un'altra modalità, perché io raccolgo parecchi appunti, magari mi vengono in mente delle immagini, delle suggestioni, dei sogni, magari trascrivo anche dei sogni, lo faceva anche Franz Kafka, nei diari ci sono parecchie trascrizioni di sogni. E poi queste rimangono, io dei quadernoni di appunti, e poi magari io questi quadernoni ogni tanto li vado a riprendere e magari da questi appunti nascono poi, vengono costruite altre poesie. E ce ne sono alcune, per esempio alcune poesie dialettali e alcuni approfondimenti su alcuni luoghi che erano i luoghi della nascita, dell'infanzia di mia nonna, sono nati da degli appunti che avevo preso su questi luoghi, e poi dopo chiaramente io l'ho ritradotti in dialetto massese. Perché mia nonna non era massese. Perché la poesia in dialetto? La poesia in dialetto perché è la lingua di mio padre. In realtà mio padre, ecco, la particolarità era questa, che mio padre parlava correntemente italiano, parlava bene italiano, e in casa con i figli si esprimeva prevalentemente in italiano, però poi con gli amici e con i parenti stretti o comunque certe volte anche con mia madre si rivolgeva e utilizzava il dialetto massese, e con i colleghi di lavoro, quindi spesso parlava in massese, per cui capitava io anche comunque con mio padre e con gli amici. Esatto. Con gli amici. E quindi in qualche modo c'era una frequenza con questo dialetto, e quindi il recupero del dialetto in qualche modo è un recupero anche di una memoria, ma anche un omaggio doveroso a mio padre, alla lingua di mio padre, quella che era la lingua corrente, anche se chiaramente il dialetto che viene utilizzato in questo libro non è il dialetto che noi conosciamo parlato comune, ma è stata costruita una lingua letteraria, perché noi sappiamo che tutti i dialetti prevalentemente sono hanno un lessico concreto legato al quotidiano, ma qua invece io ho dovuto fare un lavoro di astrazione, cioè ho dovuto costruire una lingua astratta, metaforica, quindi chiaramente è una lingua che non esiste nella realtà, è una lingua poetica, letteraria, capito? Quindi, ne vuoi leggere una? Sì, per quello che può essere il mio massese. Vediamo, ci mettiamo alla prova. Allora, dunque, leggo questa, che perché si parla sostanzialmente dei morti, quindi dei cari morti. Restiamo ai morti. Perché questa presenza è forte. Poi magari leggiamo anche qualcosa. Comunque nella poesia la morte si trova spessissimo. Sì, ora no? Qui questo è un dialogo. E parla dei morti, appunto dei morti dei miei familiari, che sono, alcuni sono seppelliti a Turano e altri a Mirteto, che sono i due cimiteri principali della città. E la poesia fa così. I miei cari, in Turan al Morteto, chi dien troppi anni che ne troe, perché quella via l'ho persa in ti gli occhi, ma non in ter cervello e in ter coro. Quella via calere tutta sprufumata de mortela, fitta de morastrelo, e mole nera come la morca e il morcon. I miei vecchi morti sempre a veglia, surtiti da capaccole e cervara, chi durene in tel sangue come il frigi del brugian, coi suoi cocchi e la madonnina, bianchi come le nuvole. Sci, i miei spersi, che continua a chiamare nel dì della sua festa con la filza dei balotti e pefanin, per chi pensene a me,
e a questo mondo vuoto, per chi pregne per questo mondo malo, per la sua anima sciacattata. Bella. Sì, ora qui per esempio... L'hai letta bene. Sì, quindi... tanto per fare un esempio sulla metaforizzazione della lingua concreta. Malo in massese vuol dire male, il male fisico. Qui chiaramente mondo malo, che sarebbero due sostantivi, vuol dire un mondo che è male. Il male quindi viene usato in senso astratto, cioè il male come entità. E quindi qui, tanto per fare un esempio di una costruzione letteraria, che chiaramente non c'è nell'uso del dialetto colloquiale di tutti i giorni. Quali sono i tuoi poeti di riferimento? Poeti di riferimento sono tanti. Lì, nel libro c'è un omaggio, come dicevo, a Vittorio Sereni, a Franco Fortini. Vittorio Sereni è un poeta che io amo molto, che è in qualche modo ha influenzato sicuramente la mia poesia, e indirettamente quindi sono influenzato anche da Montale, perché Sereni era un montaliano, era stato influenzato da Eugenio Montale, che è un altro dei poeti del Novecento che in qualche modo ha segnato e segna tutti coloro che si avvicinano alla poesia italiana partendo appunto dal Novecento. E poi Franco Fortini, che era un poeta molto importante, nonostante, e che non era soltanto un poeta civile, di impegno civile, perché ci sono parecchie le poesie di impegno civile o di carattere politico, lui tra l'altro aveva tradotto Brecht, ma Fortini è anche un poeta fortemente, dove c'è forte l'esperienza esistenziale. Poesie di Fortini sono state influenzate da Sereni, e il contrario, Sereni e Fortini ha influenzato Sereni. Quindi è un sodalizio, un binomio che in qualche modo mi sembrava giusto omaggiare in questo libro. Allora, abbiamo detto prima che 2 anni fa abbiamo presentato Perdono. Sì, sì. Questa è una naturale evoluzione, una naturale conseguenza di questo libro, oppure nel tempo del padre, oppure sono completamente sganciati? No, io credo che ci sia un'evoluzione sia tematica, perché in qualche modo è chiaramente il libro Nel tempo del padre è un dono di per sé, quindi l'idea del dono, della poesia come dono, qui trova una concreta attuazione in un libro. Addirittura proprio il libro diventa il dono al padre, alla paternità e comunque a tutta la storia familiare. E poi diciamo che anche dal punto di vista linguistico, anche se c'è una sezione specifica, come dicevo, che è quella dialettale, però sostanzialmente si sviluppa quello che era lo stile colloquiale, ma nel contempo anche che tenta un approccio appunto profondo sull'esperienza interiore, ma anche sull'esperienza dell'oltre, che era presente in Perdono, soprattutto in una sezione, e poi si sviluppa ulteriormente nell'ultimo libro. E quindi è sicuramente uno sviluppo naturale delle due cose. Volevo chiederti una cosa, ma mi è sfuggita. Ah, dicevo, come hai scelto queste poesie? Sono nate per il libro o viceversa? Nel senso come avevo anticipato, prima avevo già detto, il nucleo originario sono i versi della prima sezione, versi per un padre, scritti chiaramente nell'imminenza, durante il periodo della morte e durante il periodo della malattia di mio padre. Poi il resto è stato proprio costruito, non c'erano testi che erano nati... Non avevi delle poesie è proprio stato costruito proprio in funzione dell'idea del filo conduttore della paternità. Dell'idea del libro. E tra l'altro i testi in dialetto, la maggior parte sono stati scritti durante il periodo del Covid, perché io mi sono ammalato di Covid come molti. Come tutti? No, quasi tutti. E durante quel periodo io ho scritto, per esempio, la poesia che ho letto prima, l'ho scritta durante il Covid, quando ero in malattia. Tanto non avevamo niente da fare. Quindi ero chiuso. Ci si sentiva anche male. Sono stato male per praticamente un paio di giorni, poi per il resto sono stato bene, ma ero in quarantena, in reclusione forzata, e quindi ho dovuto
gioco forza a lavorare su questa cosa. Senti, in questo libro è forte il tema della perdita. Sì. Quindi cosa rappresenta per te nella tua poesia l'esperienza della perdita? Sì, c'era anche un perdono, non so se per chi l'ha letto si ricorda che c'è una sezione dedicata a un cane, cioè alla perdita di un sì. cane, quindi di un valore affettivo. L'avamo anche letta forse. Sì, abbiamo letto alcune. E qui chiaramente la perdita è un altro valore affettivo importante che faceva parte della mia vita. E la perdita è chiaro che la poesia aiuta a rielaborarla, a elaborare la perdita, a cercare di trovare un significato, in qualche modo che vada oltre la perdita, un tentativo progettare un futuro anche in qualche modo, perché la paternità, non dimentichiamoci mai che è appunto un rapporto con una memoria, un passato però che si getta verso il futuro. E è appunto l'idea di una progettualità, e quindi la perdita non può e non deve essere vissuta soltanto come un fatto negativo, ma appunto come un tentativo, uno scatto in avanti per cercare in qualche modo di recuperare il passato in una prospettiva appunto di sviluppo futuro, che è appunto che c'era in perdono, ma è molto forte anche nel tempo del padre, l'ultimo libro. Naturalmente, cioè, hai fatto un regalo bellissimo a tuo padre, sì, perché l'hai reso immortale, sì. Anche se naturalmente no, la persona... Poi c'è anche una poesia dove lui, in dialetto, che è molto carina, perché in qualche modo dove lui dice, insomma, ma io un libro, i libri ci vanno in morti o in matti, fa io in matto, sì. Non ero, ma insomma... Sì. È ma che in dialetto. Ora in morti, sì, faccio parte di quell'altra di quell'altro gruppo, ma insomma non è un gruppo che mi fa molto piacere, insomma, comunque in dialetto. Comunque, sì. Cosa possiamo aggiungere? Allora, ci tenevo a dire che tu con queste poesie hai vinto già due premi, addirittura con la prima raccolta nel 2001 eri arrivato secondo al premio Alpiacuane, che è un premio, ora non esiste più, ma insomma è stato un premio importante qui locale, ma insomma ha premiato poeti importanti a livello nazionale. Io poi ero stato cooptato nella giuria. Dopo il secondo premio mi avevano chiesto di far parte della giuria, sono stato nella giuria per parecchi anni, è stata una bella esperienza perché poi abbiamo conosciuto tutti i poeti più importanti, mi viene in mente la Spaziani, la Merini che però è stata premiata ma non venne in presenza, e poi ci sono, cioè, mi viene in mente Bellocchio, Claudio Damiani, insomma per dire i poeti, insomma, poeti italiani importanti. E poi c'è stata la premiazione invece con il libro successivo, che Oltre Malpasso, nel 2005, il premio Carducci, che è un premio prestigiosissimo, premio importante, addirittura primo. Sì, lì primo insieme a altri due premiati, mi sembra, ex equo, però insomma sì, è un premio importante, che ha una grande tradizione, insomma, premiati, tra i premiati ricordo Pasolini, Zanzotto, insomma nomi di primissima grandezza. E volevo ringraziare, fare un ringraziamento, perché nelle note del libro c'è, perché la sezione dialettale c'è stata in qualche modo una supervisione dell'amico professor Paolo Giannotti, che è un cultore della storia locale, anche del dialetto locale, quindi ci tenevo a ringraziarlo, perché insomma c'è stata proprio un'attenzione, una supervisione sulla parte dialettale sua, sulla parte linguistica in senso stretto. Ecco. Vabbè, lui è un esperto di dialetto, sì. Anche di dialetto. Anche di dialetto. Senti Massimo, possiamo aggiungere qualcosa? Siamo quasi in chiusura. Io non so, posso aggiungere se qualcuno interessa il libro, che si trova sì, in vendita a Massa, a Libri in Armonia, che è la libreria di Massa, e a Mondo Operaio. E poi che si trova chiaramente su tutti i siti, piattaforme online. Pensa a Mondadori Store, a IBS, Feltrinelli. Il titolo nel tempo del padre. Edizioni Industria e Letteratura, di casa editrice di Massa, ricordiamo Gabriele Del Sarto. Sì.
Bene, allora, vuoi finire con una poesia, qualche verso? Posso finire con la poesia finale, che è quello che Vai. conclude il libro, Sì, che è in lingua bene. italiana, che è in qualche modo, si intitola Viaggio, quindi a proposito Sì. del fatto che appunto la perdita in realtà è l'inizio, non è la fine, è questa poesia che chiaramente dove è presente nuovamente mio padre. Quanti di noi, padre, vorrebbero splendere, afferrare il cielo e invece franano nel capogiro dell'abisso, sempre più soli, tra le braccia delle madri, dallo sguardo di gelo. E quando per un attimo infinito, padre, allenta la sua stretta l'averno e ritroviamo l'antica strada perduta tra le foglie, e i volti sono i volti, nella loro pienezza inaccessibile, e i gesti inermi che ci accecano, e tutto che s'adempie nella primula del tempo che rinasce, allora il silenzio si espande nei bagliori dell'universo e così è insostenibile e sanguina, sanguina sgretolandosi, quella che non pare luce, ma chiarità oscura senza ombra e non c'è al di qua né oltre tra noi, nessuna rinuncia e in compimento di un mare al colmo della primavera, ecco il nero candore, il non dove che salva. Bravo, bellissima, grazie Massimo. Grazie a voi e grazie ai telespettatori che hanno Gra avuto la pazienza di gra ascoltarci. grazie infinite per aver accettato il nostro invito. Era importante presentarlo. Questo, tra l'altro, abbiamo rimandato perché io avevo molti impegni in questo periodo, ma alla fine ci siamo riusciti. Grazie. Bene, allora, grazie ancora per essere stato con noi e noi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie, seguiteci.